basta chiacchiere, è il giorno del derby. Più di 4.000 spettatori riempiono i settori del Gran Sasso d'Italia con la curva sud rosso-blu completamente sold out e con i 500 tifosi marsicani dall'altra parte baciati da un sole novembrino quasi mai visto da queste parti. Cappellacci e Ferrazzoli scelgono entrambi il 4-3-3 con l'intenzione di andarsi a prendere una vittoria capace di indirizzare la stagione. Ospiti con qualche assente di troppo, padroni di casa con Banegas, Galesio, Carbonelli nel tridente offensivo. Onasi, tra i biancoverdi, ottiene l'agognato transfer, anche se inizialmente fa compagnia al suo allenatore in panchina. L'Aquila parte col piede sull'acceleratore e dopo 5 minuti crea la prima occasione da rete. Da angolo Banegas pesca Carbonelli sull'altro lato dell'area biancoverde. L'11 rosso-blu addomestica il pallone e col mancino senza esitazione scaglia un tiro verso lo specchio. Cultraro è formidabile mettendoci la manona dopo un riflesso incredibile. Avezzano, che quando può sfrutta le ripartenze, e in una di queste Marzuillo prova il destro ma il muro rosso-blu si innalza e blocca l'offensiva ospite. Al 32esimo ancora uno scambio immediato favorisce l'incursione di Banegas che cade in area sul contrasto con Pertosa. Il pubblico rosso-blu chiede la massima punizione ma Palumbo di Bari decide di lasciar proseguire. I padroni di casa continuano la loro pressione mettendo in apprensione la linea difensiva avezzanese. Carbonelli ruba palla e maglie biancoverdi che si stringono commettendo fallo. Sulla punizione seguente Galesio mira il secondo palo e ancora Cultraro, forse abbagliato dal sole, respinge in angolo per non correre ulteriori rischi. Prima del duplice fischio non accade più nulla, squadre negli spogliatoi e applausi soprattutto per i ragazzi di Cappellacci che hanno sicuramente giocato una prima parte di gara più intensa e tecnicamente più brillante rispetto a un Avezzano incapace di imbastire azioni pericolose con troppi errori tecnici in fase di impostazione. Stessi effettivi nel secondo tempo e primo quarto d'ora che conferma la migliore attitudine dell'Aquila nel fare la partita, difesa ospite spesso in apprensione e rosso-blu che vanno più volte al calcio dalla bandierina. Soli capisce tutto e rivoluziona in parte la sua compagine. Dentro Onazzi e Angelilli, out Bolo e Ortolini. Qualche istante dopo Pinelli prende il posto di Rotondi. L'Aquila è padrona del campo, con l'Avezzano incapace di uscire dal proprio guscio. Dall'ennesimo angolo la gara si sblocca nel modo più rocambolesco. Banegas mette al centro col solito mancino. Pertosa tenta l'anticipo, ma con la coscia fa carambolare il pallone sul palo e di seguito in rete con Cultraro impossibilitato a intervenire. Cappellacci, dopo il vantaggio, vuole continuare a correre sugli stessi binari. Allora Carbonelli lascia spazio agli strappi di Sarrizzu, rientrante dopo l'assenza forzata di Fossombrone, a dimostrazione di una rosa rosso-blu capace di poter intercambiare i suoi protagonisti senza modificarne il livello. Cappellacci si volta ancora verso la panchina e, badando al sodo, decide di togliere un Galesio capace ancora una volta di guerreggiare lì davanti contro gli avversari, mettendo Cassese per una cerniera difensiva composta da 5 elementi e col solo Banegas a girovagare in area avversaria. Sul finale di gara Sarrizzu può chiudere definitivamente il derby, ma il suo mancino, dopo ottimo contropiede, fa la barba al palo posticipando la festa del popolo aquilano. Dopo 5 minuti di recupero i 4.000 tifosi locali possono gioire. Il derby si tinge di rosso-blu, dando speranza a chi crede ancora all'obiettivo più importante, che va oltre tutti i campanili.